Gli zombie vincono sui vampiri? Così pare a Fantasporto, festival internazionale del cinema di Porto, grazie a Myth Zombie, del regista giapponese Hiroyuki Tanaka, detto Sabu, che si aggiudica il premio più importante di questa competizione dei film fantasy. Lontano dai sanguinosi classici di Romero, in questo film sugli zombie le cose sono sconvolte dall'arrivo di un'intrusa. Parlano i membri della giuria. Il vincitore ha presentato la pellicola migliore, notevole sul piano della prospettiva, dell'azione cinematografica, della regia, insomma un film unico. Quest'anno il festival è stato diverso dagli altri anni perché si è concentrato più sul fantastico. Nella settimana dei registi abbiamo collocato i film di migliore qualità cinematografica. È una sezione dedicata ai cinefili. Per la città di Porto è una cosa molto importante. In futuro continueremo a coltivare questo festival perché il solo fatto di vedere questa sala piena fino a tardi ogni sera ci mostra che il pubblico è quello dei cinefili, che sono selettivi. È un fattore da salvaguardare. Il festival, alla sua 34esima edizione, ha incassato ben 11 debutti nazionali ed europei. Diversi registi da tutto il mondo vengono qui a presentare le loro opere prime. È il caso dello svizzero Olivier Béguin, che ha vinto il premio speciale della giuria per il suo Chimère. Il ruolo protagonista, interpretato dal francese Yannick Rosset, è quello di un uomo che diventa vampiro dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue in Romania. Volevo fare un film fantastico. Credo che l'idea fosse di realizzare un film di mostri e vampiri, più adeguati a quello che volevamo realizzare, ma anche adeguati al budget. Non potevamo certo girare Godzilla, non ne avevamo i soldi. Questo è stato il punto di partenza. Quando si guarda allo specchio vede un essere violento, pieno di sangue, una cosa animale, ma nella realtà è solo malato, stanco, ferito. E questa era la cosa che mi interessava di più. Il festival premia anche film che non sono di genere fantasy. Il premio della critica, dato dai giornalisti presenti al festival, è andato al film turco-ucraino Love Me, la storia toccante fra stranieri che non hanno una lingua di scambio comune. Il film è diretto dall'ucraina Marina Gorbach e dal turco Mehmet Badir Er. Isteni Murzak è una commedia dark dell'ungherese Mark Bozzar, che ha vinto la sezione della settimana dei registi. Questo premio è importante per me perché si tratta del mio primo film e del secondo premio che ricevo dopo averne avuto uno in Lussemburgo. Se il sangue abbonda sullo schermo, i bicchieri sono riempiti di vino Porto, un'occasione per raccontare la seconda città del Portogallo. I vampiri non fanno più paura a nessuno, infatti ritornano in questa città. Porto diventa un passaggio obbligato nel circuito dei festival cinematografici fantasy europei. Quest'anno Fantasporto ha ripresentato le sue novità, opere prime e debutti europei.